Siamo spessissimo d'accordo anche all'interno della conferenza delle regioni e siamo assolutamente consapevoli che dobbiamo portare avanti una battaglia che è fondamentale per l'Italia centrale, rivendicando le nostre situazioni, le nostre posizioni e se si parla proprio attraverso lo strumento del PNRR di riequilibri territoriali, siamo assolutamente convinti che non si può parlare solo di nord e sud, ma l'Italia centrale svolge un ruolo fondamentale perché è la cerniera di questo paese. Da qui abbiamo iniziato a lavorare insieme, oggi è un incontro sicuramente molto importante sia sul piano delle infrastrutture ma anche su quello dello sviluppo economico dei nostri territori, molto simili, molto vicini. Io credo che dialogare nell'interesse delle rispettive comunità significa fare squadra e noi credo che oggi già con questo incontro lo stiamo dimostrando e quindi è così come diceva prima, allargarlo poi alle altre regioni dell'Italia centrale, cosa che stiamo facendo, sarà sicuramente importante per questo salto di qualità. Dobbiamo questo percorso di relazioni e di rapporti forti renderlo sempre più concreto e pragmaticamente ecco che stamani abbiamo un'agenda di argomenti che poi vi sarà riferita che è molto concreta con la Presidente Tesei. La città meravigliosa che avrebbe una capacità di richiamo turistico fortissimo. Sento che ad esempio fra la Toscana ed Umbria potremo lavorare moltissimo nel creare anche pacchetti offerti anche a livello internazionale che possano dare il senso di quanto questo territorio è ricco e importante. E però per far questo bisogna essere molto collegati. Il fatto che la Guinza, che non faccio nemmeno una rivendicazione toscana, perché si tratta del percorso da Città di Castello alle Marche, a Urbino, sia lì da anni e anni. Non sia stato nemmeno trovato il modo di utilizzarlo, insomma, ripeto, non è un luogo toscano, però è quella galleria che può consentire dalla Toscana in meno di un'ora di arrivare sulla costa Adriatica.